È un po' di tempo che voglio tornare a realizzare una scultura, vorrei però alzare un po' l'asticella, fare qualcosa di più particolare. Ho pensato di utilizzare una modella e fare un bel calco per poi realizzare una bellissima opera di weld art. Una cosa un po' difficile, però le sfide mi piacciono e ho voglia proprio di fare questa cosa. La modella l'ho trovata, ha solo un piccolo problema al seno sinistro che vado a sistemare immediatamente. Eccoci qua, alle mie spalle, la modella. Ovviamente è un manichino, non mi sarei mai usato ad invitare una modella qui nel mio garage per farla spogliare in mezzo a tutto sto macello. E penso che sia anche la soluzione più pratica per le cose che devo fare. C'è solo un piccolo problema, che è questo. È un manichino scartato ovviamente da un negozio, anche per una questione di risparmio, non avrebbe senso andare ad acquistare un manichino nuovo per poi fare dei calchi, e quindi devo andare a ricostruire questa parte per poterlo sfruttare per realizzare il calco. Per questa operazione di chirurgia estetica mi avvarrò delle più avanzate tecnologie a disposizione, ovvero dei palloncini, un po' di carta igienica e della colla vinilica. Quindi procedo andando a delimitare l'area di intervento cercando di essere meno invasivo possibile. Cerco di lasciare un po' di bordo. Il più regolare possibile. Ora prendo l'utensile e vado ad asportare questa zona. Prego signorina, si predisponga per l'operazione. Operazione chirurgica riuscita, anche meglio dei lavori di alcuni chirurghi, è ritornato il manichino nella sua forma originaria, per cui posso sfruttarlo per realizzare un calco. Andrò quindi a produrre due gusci che mi serviranno per un'opera di weld art, per cui state sintonizzati perché stanno arrivando veramente dei bei lavori in tutte le direzioni. Sono un fiume in piena, un sacco di idee, un sacco di cose da fare, e iscrivetevi, attivate le notifiche, non perdetevi queste cose perché sono veramente interessanti. Ovviamente non mi stancherò mai di dirvelo, datemi una mano a far crescere il canale, supportatemi con una condivisione, con dei like, condivisioni su Facebook, su Instagram, dove volete, datemi una mano a farmi conoscere. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!